Ragazzi, quest'oggi è il giorno, perché quest'oggi siamo qui nella semifinale di FA Cup per Salford Chelsea. Prima di iniziare, tra l'altro, io vi devo veramente ringraziare perché questa carriera la state facendo diventare un qualcosa veramente di epico. Cioè, nessuna carriera mi ha dato veramente quello che mi sta dando questa carriera. Praticamente, come è successo con Thomas, si è ripetuto, ma anche di più, un altro evento storico con Matarese. Già praticamente lui mi ha messo una storia dove si guardava la carriera, dove io segnavo il rigore decisivo contro il Bournemouth nella scorsa partita, nello scorso episodio. E già da lì, ragazzi, non mi era mai successo. E già da lì ho provato veramente un rispetto assoluto per questo giocatore. Inoltre, siamo praticamente diventati amici, ragazzi, perché ci sentiamo praticamente tutti i giorni. Lui mi manda sempre le foto che si guarda l'episodio. E quindi, ragazzi, io vi lascio qua sotto il suo profilo Instagram, perché gli ho mandato una sfida. Gli ho mandato una sfida a Luca e lui l'ha accettata. Praticamente al prossimo gol che farà, lui gioca col Frosinone, quindi al prossimo gol di Luca dovrà fare l'esultanza del cavallo, perché è il nostro Italian Stallion. Quindi ragazzi, veramente non mi è mai successa una cosa del genere, quindi andate tutti a seguire Luca e commentate per veramente tutte le foto del suo profilo Instagram, ovviamente le emoji del cavallo in qualità appunto di Italian Stallion. Detto ciò, quest'oggi andremo a vedere una partita fantastica. Luca sarà pronto a subentrare. Però guardate un po' qui che cavolo abbiamo, ragazzi. Il Chelsea. E non vi voglio tagliare niente, o comunque quasi niente. Ragazzi, siamo in casa. Siamo in semifinale di FA Cup. Vi ricordo che in caso di vittoria di FA Cup, il nostro Salford l'anno prossimo farà l'Europa League, pur essendo comunque in League One, perché nello scorso episodio abbiamo finalmente raggiunto il secondo posto in campionato. In modo tale ci siamo qualificati alla League One, che io chiamo anche Serie C per tecnicismi. Detto ciò, ragazzi, Ultimate, 4 minuti mi sembrano un po' pochi, io gliene metterei magari 5, dato che facciamo soltanto questa partita in questo episodio, perché è una partita troppo importante. E poi soprattutto non ci sono più partite di campionato, perché appunto il campionato è finito. Questa qua è la formazione, ragazzi. Giochiamo sempre col nostro classico 4-4-2. Il capitano Towell è pronto. Allora, Van der Heide, vedete, già un pochino stanco. Quindi Luca, tranquillo che ti faccio entrare dopo. Poi abbiamo Kelman, anche lui. Tuominen ci può stare al posto di Jervis. Frilkid, Jones, Rodney. Va bene, dai ragazzi, speriamo. Ultimate, 5 minuti, nuvoloso, iniziamo la partita. Non farò tagli, anche perché, ragazzi, me la voglio proprio gustare insieme a voi. Siamo arrivati fino in semifinale, quindi vada come vada, io mi sono divertito tantissimo, spero che comunque anche voi vi siate divertiti. La prima stagione, arrivare in semifinale di FA Cup, già così per me, ragazzi, veramente è un trionfo. Cioè, già poter parlare con giocatori della mia squadra è più che un trionfo, e io veramente vi devo ringraziare per come state facendo andare questa serie. Comunque, godiamoci veramente tutto quanto. Qua i nostri giocatori si stanno riscaldando per questa partita. Cercherò di mettere più enfasi possibile durante questa telecronaca, però ovviamente, ragazzi, non tagliando usciranno molte, magari tipo parole pronunciate male, magari sbaglierò dei verbi, però ci sta, ragazzi. In fondo sono un pochino teso anche io, perché poi guardate il nostro stadio. Guardate il nostro stadio. Ah no, non è il nostro stadio, si gioca a Wembley. Ma è la semifinale, sapete che non lo sapevo che addirittura la semifinale non si fa in casa? Oh, magari è un caso di questa partita, però veramente, ragazzi, non, cioè, pensavo che soltanto la finale ipotetica, anche qui non voglio fare niente, finale ipotetica contro Liverpool che ha schiantato il Burnley, non potevamo beccare noi il Burnley e vabbè, niente. Comunque, 4 gol nelle ultime 3 partite per il nostro capitano Richie Towell. E adesso si scaldano veramente le emozioni. Towell che va a dare la mano agli arbitri. Frankie Lampard sulla panchina dei Blues. Vediamo che formazione avranno schierato. Vedo già comunque tantissimi titolari. E il Pipita Higuain, Pulisic dovrebbe essere quest'ultimo. Viene inquadrato molto, quindi evidentemente sarà una mina vagante. Una spina nel fianco, no? Comunque mi sa che non hanno messo
giocatori da turnover per questa semifinale. Di solito FIFA li fa mettere alle squadre big, però evidentemente non in semifinale. Quindi noi giochiamo con Caseda in porta, Winter, Pierry, Baldwin, Turei, Whitehead, Towel, Van der Heide, Eugenia, Loder e Thomas Asante. Ok ragazzi, andiamo a vedere il Chelsea. Kepa, poi Azpilicueta, Konaté, Romagnoli, Emerson, Kanté, Jorginho, Kovacic, Willian, Higuain e Pulisic. Ok, è un ottimo Chelsea ragazzi, è un ottimo Chelsea, ma non dobbiamo aver paura. Abbiamo già battuto il Manchester United e il Manchester City. Via, partiti. Come vi ho detto ragazzi, non voglio fare tagli, quindi cercherò di parlare il più possibile, quindi perdonatemi nel caso di qualche errore. Comunque, Gonzalo Higuain adesso, il pipita, porta palla per Kovacic. Gusta, non portate avanti, veramente ragazzi, ve lo chiedo quasi per favore, non portate avanti, non vi spoilerate la partita, gustatevela insieme a me. Intanto qua attenzione al Chelsea subito, offensivo con Pulisic, grande Pierino, si potrebbe ripartire in contropiede con Winter, si riparte per vie centrali, Whitehead, dobbiamo, oddio Higuain, era fallo arbitro, era fallo netto, il tiro, madonna mia, ripartiamo malissimo, Frankie Lampard applaude, però signor arbitro stai attento, madonna. Kovacic, angolo battuto corto, Van der Heide addirittura in copertura. Tanti tifosi del Chelsea che sono venuti a vedere ovviamente la loro squadra, però noi abbiamo i nostri tifosi del Salford, quindi è praticamente uno scontro equo. E poi, almeno ragazzi, cioè, ci siamo fatti vedere per bene, perché al primo anno abbiamo battuto delle compagini veramente importanti, ma intanto questo Higuain, ragazzi, sta facendo veramente troppo pericoloso. Io ho un po' di paura. Tanto Towel, teniamo noi palla con Eugenia, aspettiamo la sovrapposizione che arriva puntuale di Winter. Via così, ti ho visto, tagliela, Loder, attenzione, Loder, controlla male, potrebbe anche andare al tiro, Loder! Che parata, Arrizabalaga, miracolo del portiere spagnolo. Il nostro Danny Loder ha il primo pallone toccato, guardate dove la stava infilando. Miracolo di Arrizabalaga. Va bene ragazzi, dai, va bene così. Touré, il cross in mezzo, Winter di testa, il pallone che rimane lì, Baldwin per Thomas Asante, il nostro Tommy. Mamma mia raga, fatemi spostare un pochino indietro il microfono perché urlerò come un dannato in questa partita. La sto sentendo tantissimo, veramente, veramente. Va bene, dai, cioè 12 minuti, quasi 13, e abbiamo già bombardato la porta avversaria con due tiri. Ovviamente loro hanno Higuain e noi abbiamo Loader. Però insomma, stiamo giocando bene. Guardate come pressiamo. Vi faccio vedere anche un'altra cosa, perché magari poi me lo dite. Guardate, io non sto tagliando niente, lo state vedendo. Dove si fa? Impostazioni gioco, visuale, video, audio, personalizzazione gioco utente. Guardate, io ho tutto normale e CPU è tutto normale. Ultimate, avete visto che Ultimate? No, queste cose a me dà anche fastidio farvele vedere. Però molti, comunque, ho letto tipo dei commenti che insinuavano cose del tipo ZV, ma è abbassato la difficoltà, hai modificato le abilità. Raga, ma che cazzo vi viene in testa? Non mi metto a fare queste cose. Comunque, niente, torniamo alla partita. Jorginho, l'italiano per Emerson, altro giocatore italiano, italo-brasiliano anche lui. Comunque, N'Golo Kanté per il Pipa Higuain. N'Golo Kanté, il giocatore forse più famoso all'interno del campo dopo il nostro Matarese. Comunque, Kovacic, Willian, attenzione, potrebbe andare altra versione il Chelsea con il brasiliano. Pallone dentro per Kovacic, l'ex interista, prova a metterla dentro. Era anche un tocco di mano, arbitro, c'era un tocco di mano. No, c'era un colpo di mano, c'era un tocco di mano. Porca miseria, Jorginho, buca la difesa avversaria, guarda qua. Cioè, c'era il tocco di mano lì, poi Caseda, porco, come cazzo, ma come fai, mi dico io. 22esimo, siamo sotto, ragazzi. Siamo sotto. Turei, bisogna ripartire in qualche modo. Thomas, sbagliamo i controlli. No ragazzi, ci stiamo agitando, stiamo tranquilli, dai, stiamo tranquilli, ok? Questi stanno giocando male e sono andati in vantaggio, ma dobbiamo fregarcene delle occasioni. Arriveranno anche a noi le occasioni. Cross in mezzo, grande Baldwin. Dai Winter di testa, prendila tu. Rimessa Chelsea, 25 minuti sul cronometro. Emerson ancora per Jorginho, l'italiano prova ad andare ancora al traversone in mezzo, pallone ancora per i Blues, sulla battuta ancora l'italiano, Pulisic, Emerson, via quest-
pallone, ottimo Caseda. Si potrebbe ripartire con Van der Heide, sempre molto difensivo ultimamente in queste partite l'olandese. Loder, colui che fino adesso si è fatto vedere un pochino di più. Towell, fatti vedere, no, perché non si sono capiti i miei giocatori sulla fascia sinistra. Però qui sbaglia, attenzione, prendila! Loder, oddio, Kepa, tira, Loder, 1-1, che errori hanno fatto! Che errori hanno fatto, raga! Che errore hanno fatto! Danny Loder, alla mezz'ora di gioco, il pareggio del nostro Salford! Non ci sta capendo niente perché è successo così! Guardate intanto, raga, è pieno! Wembley è pieno, è tutto rosso! Cioè, guardate un attimo, che errore della difesa! Ma anche lì, madonna mia! Da scuola calcio, ai pulcini veramente fanno questi errori! E poi Danny Loder, che controlla addirittura in aria, cioè ha la presunzione di mettersi a controllare 1-1 alla mezz'ora di gioco. Ci siamo, ragazzi. Che cavolo, arrivati in semifinali, cioè, vi pare che non ce la giochiamo la partita? Vada come vada, noi ce la dobbiamo giocare al 100% questa partita. Kovacic intanto, dentro per Willian. Adesso i nostri giocatori la vogliono la vittoria. Willian potrebbe andare al traversone, il Chelsea ovviamente... non ci sta a perdere questa semifinale. Ancora Jorginho, l'autore del gol, dentro per Higuain. Grandissimo Winter. Si potrebbe ripartire con il nostro Ogenia, velocissimo sulla fascia. Attenzione, rincorso da Emerson. Ogenia mette il turbo contro Emerson. Ogenia, non far vedere palla a nessuno. Ogenia, potrebbe anche andare al traversone. Lo fa, è uno schema. Non ci arriva però il nostro Thomas Asante. Via il contropiede del Chelsea, ragazzi. Che partita spettacolare che è diventata dopo il pareggio. È praticamente... è diventato un ping pong da un asse all'altro. Emerson adesso, Pieri, addirittura il nostro Pierino, guardate, a centrocampo a prendere il pallone. Comunque Emerson per Jorginho, madonna, Ogenia veramente in velocità, comunque l'avete visto, è proprio di un altro livello in velocità. Emerson per Pulisic, attenzione, Pulisic, Kanté per Jorginho, ancora Pulisic, il traversone in mezzo, Baldwin sbaglia, pallone che resta lì, Ricci, Towell, Winter, fantastico, Towell adesso il capitano, per Pierino, si potrebbe partire così in contropiede, Whitehead, è tutto solo, Danny Loder, attenzione, contro Konaté che ha sbagliato, Danny Loder, no, ma perché nessuno si fa vedere, porca miseria, Luca, scaldati. Ma Teresa, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te adesso al secondo tempo, attenzione però perché c'è Higuain. Oddio, fuori gioco. Fuori gioco. L'ho vista veramente male. Quel Pipita riesce a prendersi veramente due, anzi, pure tre giocatori del mio Salford, tutti su di lui. Intanto Thomas di prima per Danny, che cade. Non è il fa. Vabbè, non fischia questo arbitro. Allora non fischiare, che ti devo dire. Mi metto a fare i falli pure io a centrocampo. Non fischiamo nulla, no? Fine primo tempo, comunque. Fine primo tempo sul punteggio di 1-1. Ragazzi, mi sta piacendo veramente tantissimo la mia squadra. Vander è troppo difensivo, ragazzi. Sapete che non so che cavolo abbia. È anche stanco. Io 5 minuti lo cambio. Va bene. Si riprende. Danny Loder, per fortuna, è tipo nella sua versione migliore. Quindi dobbiamo sfruttarlo il più possibile. Dobbiamo continuare a lanciarlo. Anche Ogenia, ragazzi. Emerson, anche lui sta sbagliando molto. Il Chelsea difensivamente, ecco, sbaglia tanto. Comunque qua Emerson prova ad avanzare. Pulisic, l'abbiamo visto prima, però non si sta facendo vedere tanto nemmeno lui. Jorginho, è lui che sta facendo veramente le redini del Chelsea, che le sta prendendo tutte lui. Qui in mezzo, vabbè ragazzi, non gli andiamo a pressare, no? Non andiamo a pressarlo. Aspettiamo che la mette in mezzo per Higuain. Grande Caseda. Ripartiamo con calma. Winter. Ok, Whitehead, il nostro centrocampo viene completamente saltato perché il centrocampo del Chelsea, a parte che ha un centrocampo a 3, quindi sono un uomo in più. E poi è fortissimo, cioè N'Golo Kanté, Jorginho e l'altro chi era? Kovacic. È un centrocampo veramente stellare. Pulisic intanto sulla fascia, attenzione per Winter. Pallone che rimane lì, Emerson viene pressato dal nostro Genia che stava per recuperare il pallone, mannaggia, ancora Emerson. Molto più offensivo che difensivo. Questo brasiliano cos'è? No, mi incazzo. No, arbitro. No, ma raga, no. Non c'era il rigore. Non mi dire che gli ha fischiato il rigore. Baldwin, dov'è il fallo? Perché devo incazzarmi? Facciamo i cambi. Perché mi devo arrabbiare, ragazzi? Perché mi devo arrabbiare? Comunque, Tommy, io ti direi di metterti esterno sinistro. E qui davanti
Matarese. Poi tra l'altro, ragazzi, sono pronti. Kelman e il finlandese sono pronti, eh. Madonna mia, comunque. No, perché? Oddio, mi sa che ho sbagliato, raga. Ho fatto una cavolata, ragazzi. Perché ho sbagliato e ho fatto uscire Lloyd. Porca miseria. E allora coppia d'attacco Thomas, Asante e Matarese. Vi giuro, pensavo di aver fatto uscire Van der Heide. È uscito Loder. Calcio di rigore intanto, Caseda contro Higuain. Neanche il tempo? No, no, centrale! Oh, raga, allora facciamo subito un altro cambio. Fuori Van der Heide e dentro Kelman. Per forza. Porca miseria, raga. Porca miseria, è successo un bel casino. Purtroppo ho sbagliato il cambio. Dovevo far uscire Van der Heide. Poi vabbè, non c'era il rigore. Ma fa niente, ragazzi, perché siamo il Salford noi, eh. Dobbiamo ricordarcelo questo. È entrato anche il nostro Luca. È entrato anche Kelman. Il prossimo è il finlandese. Passiamo veramente al reparto importante adesso. Qui ancora il Chelsea la vuole chiudere, perché deve veramente ringraziare l'arbitro. William, il cross in mezzo, Higuain. Grande Caseda, dai. Higuain ha battuto un rigore veramente assurdo, cioè neanche il tempo di metterla giù che aveva già preso la rincorsa. Kelman per Matarese. Sì, per Kelman. Attenzione, Kelman, a tu per tu, fatti vedere Matarese. Il pallone per Luca Matarese. Italia Stallion, appena entrato Luca Matarese, il pareggio del Salford. Appena entrato, contropiede micidiale, Kelman è velocissimo. E poi il nostro Luca Matarese. Ormai, raga, lui porta fortuna a noi e speriamo di portare fortuna noi a lui. Grandissimo gol del nostro Italian Stallion. Primo gol per lui in FA Cup. 6 minuti dopo il gol di Higuain. E adesso questa partita deve essere nostra. Kelman Matarese. Comunque, che attacco. Ma Kelman veramente è di una velocità assurda. Anche Matarese, che è sempre pronto, ragazzi. Tutte le volte che lo metto è lì anche a fare il tap-in. È assurdo. Lui non è nemmeno ATT. Lui fa esterno sinistro e seconda punta. Eppure è veramente forte. Attenzione però adesso al Chelsea con Kovacic. Fermato. Adesso via con Thomas, Asante sulla fascia. Thomas, aspettiamo ancora. Bello che t'ho visto, Kelman. Bravissimo ancora Kelman. Attenzione perché c'è anche Matarese in mezzo. Kelman, il pallone è dall'altra parte per Eugenia. Che controllo! Porca di quella. Che bellissima azione che avevamo fatto. Adesso è un altro Salford, ragazzi. È un altro Salford. Ha fatto il cambio anche il Chelsea dentro Keita, Balde, Kovacic. Comunque aggredito da tutta la mia difesa. 70° minuto. Io voglio mandare anche a scaldare il nostro finlandese Tuominen per concludere i cambi, anche se ho paura di un tempo supplementare. Comunque Eugenia per Whitehead. Così, Kelman, fatti vedere, Tommy, ok. Vai in mezzo, Luca, dai che fai un bel colpo di testa. Attenzione, Thomas Asante intanto, la finta, dentro, per il capitano, Towell, un'altra finta, a uscire, dietro per Kelman, il pallone rimane lì, Whitehead. No, ho sbagliato, pensavo facesse un altro movimento. Pallone comunque ancora nostro con Whitehead per Richie Towell. Towell dentro per Thomas, non passa il pallone, occhio adesso. Prendiamogli subito questa palla. Centrocampo Jorginho. Non dobbiamo fargli impostare. Sbaglia Higuain, ma comunque Pulisic riesce lo stesso a essere sul pallone. Si riparte da dietro. Vai Eugenia, resta lì. Eugenia oggi deve essere veramente premiato come uno dei migliori in campo. Ricci Tavola intanto il capitano. Si riparte per vie centrali. Matarese, Kelman con a te questa volta. A uomo su Kelman. Però il pallone ancora nostro, Whitehead. Comunque vi ricordate quando vi ho detto del centrocampo? Vabbè, adesso cheat sti cazzi. Però comunque stiamo facendo molto bene. Occhio intanto al Pipita Higuain. Dentro per Keita Balde contro Turei. 82° minuto. Keita Balde, un attimo ragazzi, fatemi mettere pausa per la macchinetta. Ok, ci sono ragazzi, praticamente la macchinetta. Intanto via questa palla. Dopo i 22 minuti mi si blocca la registrazione, quindi ho dovuto fermare. Ma intanto attenzione, Eugenia sulla fascia, è velocissimo, lo sappiamo quanto è veloce. Eugenia contro Emerson. Eugenia sta per entrare in aria. Eugenia, oddio, Thomas, no, pallone che resta lì, vai Kelman. Oh, pure il fallo su Kepa, adesso mi dà pure il giallo. E sapete che non so se puntare tutto per tutto all'86esimo o se andare ai tempi supplementari. Non lo so, restiamo così per adesso. Dai Higuain, addirittura la stoppa Pierino, porca miseria. Se prendiamo gol perché Higuain te l'ha stoppata in faccia,
No, eh. Loftus Cheek. Grande Ricci. Grande capitano. Whitehead per il capitano. Su così, Guain è stanchissimo. Ricci Towel. Dentro per... No, ma... Oh, grande Luca. Come l'hai presa quella palla? Whitehead per... Ah no, scusate, attenzione, non ci sto capendo niente. Kelman. Ok, dentro per... No, dovevi darla... Ma perché gliel'hai data lì? C'era Thomas Asante, tutto libero. Azpilicheta intanto, il rilancio lungo. Grandissimo Towel. Whitehead. Ancora Matarese. Bellissimo così. Kelman. Kelman. Fatti vedere Luca. Madonna mia, sti passaggi. 93esimo. La partita dovrebbe finire qui, ragazzi. Forse una delle ultime occasioni. Non fischiare! Non fischiare, arbitro! Tempi supplementari. Madonna, io non arrivo vivo, ragazzi, alla fine della partita. Cioè, questi con un rigore veramente rubato. Rubatissimo quel dannato rigore. Comunque, io il finlandese Tuominen me lo tengo ancora, ragazzi. Il finlandese Tuominen me lo tengo ancora. Spero di non arrivare ai rigori. No, davvero, spero di non arrivare ai rigori. Matarese. Andiamo avanti. Whitehead. Fatti vedere Kelman. Whitehead porta palla. Ok. Kelman, attenzione! Luca! Luca! No! No, Italian Stallion, il palo di Mancino! Luca! Luca, perché mi becchi il palo? Porca miseria, ragazzi! Ci siamo però, lo vogliamo il gol, lo vogliamo il gol. Matarese è in una giornata fantastica oggi. Qua sbaglia addirittura il Chelsea. Kelman recupera. Thomas, Thomas Asante, porta palla, si fa vedere anche Eugenio, si fa vedere Luca. Thomas fa tutto solo, il numero, fatti vedere adesso. Attenzione, Luca, la stoppa, Luca, no, pure che resta lì. Madonna, raga, questi, cioè, questi non si meritano di passare. No, dai, tira, 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 ragazzi, tira, 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 tira. Sto iniziando a perdere i colpi anche io, perché veramente state vedendo quello che sta succedendo. Kelman, ci sta il fallo. Thomas si gira ancora. Kepa, rigore. Calcio di rigore. Calcio di rigore, raga. Calcio di rigore. Calcio di rigore, attenzione. Chi di rigore ferisce, di rigore perisce. Chi di rigore ferisce, di rigore perisce, ragazzi. Guardate qua che fallaccio su Thomas. Che tra l'altro Kepa aveva fatto il miracolo. Il capitano, madonna, mi vibra tutto il joystick. Quanto avete di rigori? 63, 61. Sapete che non so se farlo tirare a Matarese. Italian Stallion, io mi fido di te. Io mi fido di te. Io mi fido di te, bro. Io mi fido di te. Italian Stallion! Luca Matarese! Che m'ha spiazzato! Ragazzi, è un cecchino! È infallibile! RIP a quelli che usavano le cuffie. Ma porca di quella, ragazzi, si vola in finale. Ma guardate che piattone che hai, Luca Matarese. Ma sei un cecchino. Altro veramente che Balotelli dai rigori. Non ne sbaglia uno. Infallibile. Doppietta personale di Luca Matarese. Secondo gol in FA Cup. E si vola in finale, ragazzi. Teniamola questa partita adesso. Teniamola, teniamola per favore, ragazzi. Perché veramente questo Salford, questa squadra, si merita la vittoria di questa FA Cup. Ce la meritiamo, ragazzi. Ve la meritate, se la merita in generale questa carriera. Via questo pallone, Pierino. Ripartiamo da dietro. Pierino, Whitehead. Adesso dobbiamo conquistare veramente un contropiede per terminare definitivamente la partita. Eccolo, Kelman. Per il capitano Towel, Matarese. Vediamo se Luca vuole portarsi a casa la palla. Attenzione, Matarese, prova la finta. Ah, Azpilicheta. Ha provato addirittura il tunnel su Azpilicheta. Fine primo tempo supplementare. Siamo in vantaggio, ragazzi. Siamo in vantaggio. Teniamola, perché Italian Stallion ci sta veramente portando in finale. Allora, io voglio fare un altro cambio. Tuominen lo mettiamo qui. E poi voglio mettere Kelman a destra, perché comunque è abbastanza veloce per ripartire sulla fascia. Eugenio era stanco morto. E poi abbiamo il nostro Tuominen lì davanti, in coppia d'attacco con Luca. Che Luca veramente oggi è in una fase devastante. È il nostro cavallo, ragazzi. Kelman intanto dentro per Winter. Via così in contropiede, ragazzi, subito. Dai che non se lo aspettano. Dai che non se lo aspettano. Winter velocissimo sulla fascia. Non arriva nessuno. Allora Winter, attenzione, la mette dentro. No, oddio, il pallone che scorre però. Thomas Asante. No, Luca Matarese. Ah, possiamo fare il quarto cambio? What? Sapete che non lo sapevo? Comunque fa niente, dai. Non lo voglio fare per adesso. Towel dentro per Kelman.
Kepa di pugno, Whitehead la mette giù, Baldwin addirittura va alla conclusione, Baldwin come l'ha fatto quel passaggio ragazzi, come l'ha passata quella palla, Matarese controlla, va al tiro, Kepa para, 111 minuti sul cronometro, dai che finisce sta partita che ce ne andiamo in finale, dai che ragazzi voglio veramente distruggere anche il Liverpool, io la voglio alzare tutti insieme questa coppa, Keita Baldé, bravo, bravo Whitehead, no non c'è il fallo. Dai, mettiamo Jones al posto di Whitehead, che Jones è molto più alto, molto più fisico, ma comunque era fallo per noi. Eccolo qui Jones, intanto, forze fresche anche a centrocampo. Fatti vedere, Luchino, ottimo, prova ad andare da solo, contro Azpilicheta. Attenzione, Matarese addirittura, può fare, oddio, ma c'ha 4 stelle skill. Ma che cavolo, c'ha pure le skill, mica lo sapevo. Io non pensavo di fare a chop. Boh, beh, mica male. Intanto Turei di testa. Attenzione però che Tebaldé, 117esimo minuto. C'è anche Giroud, ma Jones, il nuovo entrato, dentro, centralmente per Thomas Asante. Si potrebbe chiudere veramente la partita. Thomas Asante, Tuominen, dentro per Luca Matarese, per la tripletta, Matarese! Italia Stallion, tripletta al Chelsea! Io non so più che dire a questo giocatore, veramente. Io non so più che dire a questo giocatore. È impazzito, regà. È impazzito in questa partita. Test dell'antidoping per Luca Matarese. Perché in questa partita, ragazzi, cioè, in questa partita veramente non ho aggettivi. Non ho aggettivi. Si porta a casa il pallone. Matarese tripletta al Chelsea in semifinale. E si porta a casa il pallone. E noi vogliamo in finale, ragazzi. Sono stremato perché questa partita, cioè guardate, ho il sorriso tipo che faccio così e mi ritorna su, perché sono troppo felice. Cioè, comunque difficoltà ultimate contro il Chelsea al primo anno di League 2, 4-2. Luca Matarese, il nostro Italian Stallion. Mi raccomando, ragazzi, andate nella sua foto Instagram. Ovviamente seguitelo, seguite anche me, ma nella sua foto Instagram. Sapete cosa vuol dire? Dovete lasciare 10.000 commenti con l'emoji del cavallo. Lasciate veramente, bombardatelo, ma non solo all'ultima foto, a tutte le foto, ragazzi. Seguite e cavallo, cioè. Oppure hashtag Italian Stallion, o tutte e due, ragazzi, perché c'è, ragazzi, veramente assurdo. Io non vedo l'ora di ricevere la sua risposta dopo questo video, perché lui me li guarda i video. E quindi, cioè, tripletta in semifinale di FA Cup è fantastico. E adesso, ragazzi, adesso finale con Liverpool. Va bene, ci vediamo domani, raga. Tra l'altro, vi ricordate ieri che vi ho chiesto, tipo, per chi volesse venire a vedere la partita a casa mia e tutte queste cose? Purtroppo non si può perché Talo non mi ha dato il permesso, perché poi fa che praticamente tutti vanno a dire in giro dove abito, dove abitiamo, perché siamo coinquilini. E quindi niente, sta di fatto che comunque cercherò di farla, di renderla con un calore pazzesco la finale di FA Cup. Io voglio, cioè, ormai che siamo in finale, ragazzi, abbiamo beccato veramente i due Manchester, abbiamo beccato, vabbè, il Bournemouth, e poi abbiamo beccato il Chelsea. Quindi ne abbiamo battute di squadre forti. Adesso rimane veramente il Liverpool. Noi ci vediamo domani, ragazzi. Mettetevi la sveglia /6/6:30 per la finale. Intanto a voi tutto. Ciao, ragazzi.